siamo ad Altamura per raccontarvi la storia di Anna Maria, una storia evidentemente di mala sanità, seppure sotto un aspetto diverso da quello che siete abituati ad ascoltare e a sentire. Allora, Anna Maria, arriviamo subito al sodo. Per avere il risultato di un pap test, quanto tempo hai dovuto aspettare? 8 mesi. 8 mesi, l'hai dovuto fare quante volte? 3 volte. Dici un po' la trafila, quando è iniziato tutta questa storia? A fine agosto nel 2015, quando sono stata al consultorio per una visita e mi hanno fatto appunto un pap test di risultato dubbioso, e io sono una studentessa fuori sede, quindi sono dovuta Dai, a Milano a studiare. A Milano, sì. Sono dovuta ritornare un mese dopo da Milano apposta per fare un ulteriore prelievo per una visita più specifica. Però avevano dato una procedura sbagliata, sì. Quindi tutto ciò che hai fatto è andato in fumo. E infatti sono dovuta riscendere a dicembre, ho dovuto rifare tutto quanto, risultato che sarebbe dovuto arrivare a fine gennaio, ma che non è mai arrivato. E invece alla fine di questa storia è intervenuto Domenico, il fratello di Anna Maria, che a un certo punto, un giorno di marzo, decide di piantonarmi, andare al consultorio e piantonarmi lì, praticamente chiedendo spiegazioni. Hai detto, se non mi date il risultato, muovo di qua fin quando non esce il risultato del test di mia sorella. Fatto così, cosa è successo? A fine giornata, dopo dalle 10 fino alle 2, precisamente 4-5 ore sono stato lì, mi hanno dato il risultato del pap test, però me l'hanno dato su un fax aziendale. Allora spieghiamo, perché tu hai ricevuto il risultato, il pap test di tua sorella, sul fax della vostra azienda e non su quella del consultorio. Proprio questo è successo, perché loro non avevano il fax e loro comunque abbiamo chiamato comunque al di Venere che aveva dato questo risultato e si è scoperto che loro il 23 gennaio l'avevano mandato. L'avevano mandato e c'era anche la firma che l'avevano ricevuto, solo che si è perso il pap test. In questa storia la cosa assurda è che Anna Maria aveva il problema di aver avuto il primo risultato dubbioso, quindi pensate 8 mesi senza sapere quale fosse lo stato di salute rispetto al pap test. Allora noi che facciamo adesso? Facciamo un blitz all'interno del consultorio per chiedere al responsabile perché succedono ancora queste cose. Ci state? Va bene. Andiamo. Eccoci qua, questo è il consultorio. Può dire al dottor Di Giacomo Antonio di... Prego, prego. Comunque, buongiorno. Non possiamo rilasciare... Sì, ma noi vogliamo farvi fare la conoscenza di questi due ragazzi, sa chi sono loro? Anna Maria e Domenico. Sì, ma scusate, ma sapete... non possiamo... Sì. No, noi vogliamo sapere, com'è possibile consegnare dopo 8 mesi il pap test? Allora, scusate, non possiamo rilasciare nessuna intervista adesso, sì. Quindi dovreste riferirvi al direttore ma di le sembra, distretto. Le sembra, distretto le, sembra norma, no. Le sembra normale che si no, possa non fare è normale, questa cosa? Che non si è... perda un risultato di un pap test che arriva il 23 sì, gennaio? Scusate, io... Ma lei mi dica, le sembra normale o non è normale? La prima volta che succede? Il risultato del pap test è stato dato, è un altro certificato di approfondimento che ora stiamo vedendo. Ho capito, ma sono passati 8 mesi e la dal di Venere è arrivato sì, il 23 scusate, gennaio. Io non ho ancora saputo chi siete. Il Quotidiano Italiano, stiamo presentandovi questi due signori che sono venuti qui e hanno dovuto aspettare 8 mesi per poter avere il pap test, perché non no, perché non era arrivato. È stato, stato dato ed è stato perso. Di approfondimento, no, è stato dato a la prima volta avete sbagliato a suggerire allora, la procedura, la seconda volta allora, è arrivato il 23 gennaio e non l'avete medica che, di cui io come responsabile ho chiesto la dinamica dei fatti, attendo una risposta alla mia richiesta perché io solo coordino questo servizio, per cui dobbiamo andare a fondo sulle responsabilità eventuali quando capiremo tutte quindi le quindi state dinamiche, facendo un'inchiesta interna per capire cosa certo, è successo, certo, come certo. Si perde, perché lei sa che la signora ha avuto un risultato dubbioso, lei si immagina dopo 8 mesi non sapere che cosa, quali erano le sorti? Sì, è stato già dato il risultato al padre, già. Della signora. Tra l'altro come il fax dal di Venere è stato mandato all'azienda di famiglia, non a un fax qui dell'ufficio? Noi abbiamo posta elettronica certificata, quindi fax è proibito usarlo adesso. È completamente proibito? Sì. Però si possono fare i trasferimenti di chiamata dal telefono del lavoro qui a quello personale per rispondere, come mai? No, c'è qualche
medico che fa, perché qualche medico ha il trasferimento di chiamata sul suo cellulare personale quando chiamano. È possibile, qui. No, non è assolutamente possibile. Lei è sicura al 100% di questo? Sicura al 100%. E se dovesse succedere una cosa simile? In che senso? Se dovesse essere vero invece? Ognuno si prende le sue responsabilità. Quindi ma io si è mai posta il problema del perché succede una cosa simile? Lei che risponde al telefono. Lei è un ausiliare e ci vuole spiegare questa storia del dottore che è costretto a fare il trasferimento di chiamata sul suo cellulare? Più volte. Mannaggia. Non scappi, venga qui, si faccia fare un paio di domande. Scusate, se la signora in quel momento non c'è. No, la signora c'era perché io sono venuta dopo mezz'ora. E l'ho trovata lì con un camice, tra l'altro, oggi senza non camice. Ce l'ha. Vabbè. Signora non mi ha saputo spiccicare una parola. Io ho dovuto piantonarmi qui perché lei, appena uscito, ho capito che era il medico. La signora, cioè, non è un medico, non è un'infermiera. Non è una persona preposta ad avere il camice. Ho chiesto per iscritto di relazionare sulla dinamica dei fatti. Ma dico, se mi hai chiesto per... Sarò in possesso di questa relazione, riferirò a loro, alla signorina in modo così come voi avete un archivio digitalizzato con tutte le cartelle cliniche dei vostri pazienti. No, non è questo, non ce l'abbiamo. Non avete neanche quello, quindi ci sono migliaia di cartelle cliniche così cartacee e sì, il personale deve andare a rovistare. Quando l'azienda istituirà la cartella elettronica, allora saremo in grado. E quindi nel frattempo il personale è costretto ad andare a sbirciare in mezzo a queste migliaia e migliaia. Molto. No, perché un ufficio con tutta una serie di situazioni e di persone che vengono a chiedere consulti non può essere organizzato in questa maniera. Si rende conto oppure no di questo? Noi cerchiamo di dare il massimo. Naturalmente ci sono delle situazioni varie. Per cui che andrebbero risolte, non a capo. Voi l'avete segnalato, al vostro capo di dipartimento, certo, al direttore generale della ASL. Nostro direttore di distretto. Tutte queste cose sono segnalate. Sì, certo. E anche però, vedremo chi è responsabile del disguido, se c'è stato. Il disguido c'è stato. Detto questo, io non conosco i fatti perché sono referente, quindi il medico quando mi relazionerà al responsabile allora vi daremo le risposte. Noi le aspettiamo anche perché la gente, non noi. Nel frattempo però noi abbiamo bisogno di parlare direttamente con gli interessati. Ma gli interessati li avete già incontrati più volte? No, l'interessata è una, è la signorina? È la signorina qui. Ah, piacere. Piacere, intanto queste sono le presentazioni come ufficiali. Come responsabile, non posso conoscere tutta l'utenza che va al medico. Però, magari qualche caso un po' più particolare, come quello della signorina. Ma non è stato segnalato, E questo è il problema, che non viene segnalato. Lei invece a queste cose dovreste dire di segnalarle, perché altrimenti non si risolvono mai. Ma certo. Perché chi ha sbagliato è chiaro che tende a nascondere tutta la faccenda. Va a capo a chi ha creato questo eventuale. Da parte lei l'impegno di andare a fondo alla questione. Già ho 30 giorni per avere una risposta, quindi sono passate 2 settimane, sollecitiamo. Vabbè, l'ho già fatto quel giorno stesso, ho già fatto poi la magari richiesta. Risolviamoci, proviamo io a sollecitare. Non ho saputo di questa cosa, però occorrono anche modi, anche questa intervista non è nella comunicazione efficace. No, le posso assicurare che è efficacissimo. No, il metodo non è efficace. Molto quindi, efficace, perché sono questi signori, dovevano aspettare chissà quanto altro tempo, passavano i 30 giorni e stavamo da capo a parlare di questa collaborazione e la signorina fosse venuta subito da me a segnalare subito la cosa. Guardi, subito, sono 8 mesi. Ma perché non ha chiamato me come referente? Anna Maria, ho chiamato un sacco di volte. Lei ha chiamato lei ha parlato con me come responsabile? Io ho chiamato qui un sacco di volte, è venuta mia madre, ha parlato con lei. Non ha chiamato me come referente, perché quando la gente ha accusa qualche disguido, viene alla referente, alla responsabile. Perché ovviamente sono fuori casa e quindi ho incaricato mia madre di questo e mia madre è venuta un sacco di volte. Comunque, perché c'è la privacy. Okay. Però alla fine lui si è piazzato qui. Con lui, sapete con a chi l'avete dato? Direttamente con lei, e poi è venuto lui invece 4 ore ho chiesto l'autorizzazione della signorina. Poteva essere data l'autorizzazione anche alla mamma. Se la signorina non si è riferita, scusatemi. Allora, il problema di tutta questa cosa è che Anna Maria non si è interfacciata con lei per denunciare il fatto che per avere il risultato di un pap test ha dovuto farlo 3 volte, aspettare 8 mesi e alla fine ha dovuto mandare il fratello. Per cui io ho chiesto al medico la descrizione di tutta la situazione. Quindi lo sapeva? No,
dopo è stato successo. Prima di arrivare a quel punto l'abbiamo chiamato tantissime volte ed è venuta tantissime volte mia madre qui. Ma non ha mai parlato con me, ha parlato con i medici. Allora, noi, a chiedere del responsabile. Quale, come si chiama, dottoressa? Mi perdoni, ma non. Maria, non si vede. Mora Marco Maria Bruna. Allora, noi diciamo agli altamurani che vengono qui al consultorio che per qualsiasi denuncia devono rivolgersi alla dottoressa Mora Marco Maria Bruna, perché lei interviene e segnala poi a chi di competenza io tutto ciò che non va. Riferisco. Quindi mi raccomando, se qualcosa non va alla dottoressa, doveste essere sfuggita questa cosa, però per il fatto delle cartelle, i trasferimenti di chiamata, interveniamo perché altrimenti qui non si risolve mai. Non so di che cosa state parlando. Avete un'ostetrica? Certo. Avete un'ostetrica, quindi non c'è stato alcun taglio di personale per cui... No. No, nessuno, quindi... E anche comunque il personale che c'è è minimo rispetto ai bisogni della popolazione. Manca il personale. No, ci sono quelle che servono. Quindi non ci sono medici che sono costretti a fare un lavoro ulteriore. Ci sarà stato questo disguido a cui verremo a capo e riferiremo. Ma noi aspettiamo ansiosi, ma soprattutto aspettano Anna Maria, Domenico, la loro famiglia e tutti gli abitanti di Altamura. Grazie dottoressa. Prego. Com'è possibile? 8 mesi la paziente per poter avere un risultato di un pap test. Se la ricorda Anna Maria, Domenico, che è venuto qui, si è piazzato ragazzo dell'altra 2 settimane fa. Cioè, può essere che dopo tutto sto tempo, 8 mesi, i signori non abbiano ancora avuto... Io per quanto mi riguarda ho fatto quello che ho potuto e credo di aver dato una mano alla famiglia per trovare un referto che in qualche modo non si riusciva a trovare. Che però era arrivato il 23. Ho capito. E qualcuno se l'è perso. Appena sono stato investito di questa notizia... ha fatto il diavolo a quattro. Alla presenza anche degli interessati ho mobilitato tutto ciò che potevo mobilitare e credo che il risultato sia arrivato. Meno male che è intervenuto, perché altrimenti quei signori aspettavano altri 8 mesi, ma può essere il medico del consultorio che deve prendere a cuore il paziente? Sì, cioè, quante ne vede di pazienti? Beh, una parecchia al giorno, tante al giorno, e le prendo a cuore ciascuna, insomma. Con le loro cartelle cliniche cartacee. Sì, con naturalmente va a rovistare per qualche difficoltà l'abbiamo, però dobbiamo, insomma, se... Io però le devo fare una domanda, noi andiamo là a sfrugugliare, una mattina abbiamo chiamato, ci eravamo resi conto che qui c'era personale al banco della reception, chiamiamola così, però mi ha risposto lei al... Come è possibile? Sì, perché per rendere il servizio il più efficiente possibile in caso di emergenza si cerca anche di... Lei si è fatto il trasferimento di chiamata? Beh, qualche volta sì, perché in questo modo, siccome il telefono è come dire, l'accesso più comune per il pubblico... C'è un personale qui al banco. Probabilmente se ho fatto il trasferimento in quel momento c'era qualche problema di malattia, qualche problema di comunicazione, eccetera, allora ho preferito... Ogni tanto lo fa... Io vorrei che il servizio vada al meglio possibile l'appello che facciamo e è proprio qualche... Cioè, non è possibile che il dottore veda centinaia? La mia attesa è quella, e quindi tante e lui debba andare nelle scartoffie, debba farsi il trasferimento di chiamata in una bella struttura, perché tra l'altro la struttura è abbastanza ottima struttura, oltretutto questo è un posto di tradizione che ha un grande all'epoca era un fiore all'occhiello della città e non solo della città, di tutta la Asia. Vabbè, ma anche adesso c'è una bella risposta da parte della cittadinanza. Comunque, anche se c'è qualche criticità, dottore, suggerisca magari alla referente, Teresa Valamara, che un fax, teniamolo per delle emergenze, poi magari nella comunicazione ufficiale la PEC va bene, ma non possono mandare il fax in azienda, il fax col pap test, l'avesse preso una persona qualunque, la signora avesse avuto una malattia. Comunque ecco, per fortuna oltretutto il risultato era anche normale. Grazie al cielo, perché 8 mesi di attesa per una ragazza che sta fuori a Milano, che ha scombussolato l'intera famiglia per venire a prendersi il test e poi magari scoprire che ha qualche problema, intanto poteva farlo prima, capisce bene che vivi anche con uno stato d'animo particolare, no? Certamente. Vabbè, dottore, noi la ringraziamo perché a nome mio e anche della struttura sono dispiaciuto per quello che è successo.
per quanto era di mia, nelle mie noi possibilità. Sappiamo che la stiamo mettendo in imbarazzo. Noi non vogliamo mettere in imbarazzo, soltanto cercare di risolvere la questione. Il dottor Montanaro ci conosce bene ormai, quindi ci rivolgiamo a lui e diciamo al dottor Montanaro: dottor Montanaro, facciamo qualcosa per questo consultorio di Altamura, perché il personale è in grande imbarazzo anche nella gestione dei casi, perché succedono le storie come quella di Anna Maria e Domenico.